la tana del ferito. Eh sì, ci ho pensato a questa rima poco fa, e non ho fatto come tuo papà che ti stacca internet anche se è il tuo lavoro. Non è un dissing hash pap, lo dico perché te, tu sei un tesoro, sei così bello, con quegli occhi da cerbiatto e con quel gran bel cervello. Wow, Simone, tu sei proprio un coglione, e questo è un classico insulto da frerone. Ah, sono un frerone, che bello essere qui. Attenzione, perché se vado di là vado in bagno e faccio la pipì. Ah sì, la pipì, mi è scappata tutta quanta, e quindi io mi metto una bottiglietta qua di Fanta. Anche se è simile il colore, non è lo stesso sapore. Attenzione, che odore, me ne devo andare di là in bagno perché è tutto puzzolente. Uso l'Aust, preso all'esse lunga, e non costa niente, costa poco, pensavo costasse di più. Attenzione, io adesso ti spavento, ti faccio buh, buh. Sono un mostro, vero? Guardami negli occhi perché sono un vero frero. Sono qui con Simone Buratti, attenzione a tutti i ratti, attenzione a quei topi. Serata, attenzione. Fatemi sapere con un po' di cuori viola se vi piace. Oggi grazie Sborrequina. Assolutamente. No, dille, secondo me tu sei bellissima. Secondo me tu sei bellissima. Per esempio. Però comincia a piangere, sta cosa qua ti ha toccato. Fai... Sì, bravo. No. Vai con la mammina, su, la mammina ti aspetta. No. Di che tua madre è morta. La mammina ti sta aspettando. No, un po' troppo, un po' troppo. No, però farebbe ridere, però. No, perché non lo so. Ah, mi sa che no, sai che... Io non lo farei mai, posso essere onesto. No, nel senso, no, da attivo. Sì, no, non vorrei prenderlo in culo. No, anche metterlo. Ma non, io non lo metterei mai. Anche, ok. Cioè, mi fa schifo. Ecco, se avessi un... Esatto, se avessi un pene... Vabbè che poi ho infilato il braccio fin qua ad un collega. Però se avessi un pene... Aia. Cioè, sono così pervertita che mi verrebbe... Probabilmente voglia di farlo. Però razionalmente penso, perché dovrei mettere il pene lì dove esce la merda? Quello un po' che penso, cioè... sono delle idee che secondo me esce tutto bello puzzolente. No... Beh, almeno il mio non... ci puoi mangiare, però ho una certa esperienza. Fondo nella seta d'arredo, c'è proprio quasi un orgasmo. C'è proprio... Sentiti bene, cioè stai bene, la tua vita è a posto. Sto veramente bene, la mia vita è veramente a posto. Proprio fai proprio i versi, minchia, sto... sto godendo, sto veramente stai godendo. Bene. Comincia a tremare proprio, stai proprio bene. Ecco, guarda che fa la storia. Stai facendo una storia, chiedigli. Che? Anzi, stai facendo una storia senza averla vista. Stai facendo una storia? Sta continuando, vuol dire che devo esagerare ancora di più. Scusate. Guardi, vuoi l'autografo? No, bella quella faccia di merda, ma la fanno anche non? No, scusa, mi sono sbagliato, mi sono confuso. Ti stavo guardando e purtroppo sono... Ciao Xuder, sono Grimbaud. Probabilmente ti avranno mandato in tanti questa clip. Io ti chiedo veramente scusa. Cioè, io non vorrei veramente che... È brutto da dire che il tuo petto peloso lo guardi, però non prenderla come una cosa brutta. Non, io vorrei tantissimo... Faccio fatica a guardarti anche... Guardare in camera, perché so che starei guardando dritto nei tuoi occhi azzurri. E lo so, ne sono consapevole. Non ringrazio neanche le sub, perché in questo momento io vorrei parlare direttamente con te, caro Xuder. Ascolta, a me piacerebbe tanto averti come ospite in una live, anche insieme alla Pami. Cioè, mi piacerebbe fare un'intervista doppia tra te e la Pami. Cioè, io lo so che... Guarda la chat. Tutti ti vogliono, Xuder. Cioè, prova a lasciare un attimo quella realtà di Fortnite e liberarti per una sera e venire in live da me. No, non voglio ringraziare. Veramente, Xuder, io lo so che sono pesante, sono ossessivo, esagero, risulto veramente... lo dico con troppa veemenza, esagero. Che violenza, lasciamelo immaginare. E gli faccio, ma che porcona, e lei risponde, che bei sogni che fai. Poi la chat si dilunga un po', ma nulla di che, in breve questo è il sogno... Io non mi ricordavo tutto ciò, comunque. Eri un po' affamato. Guarda in camera e fai l'occhiolino. Guarda in camera e fai l'occhiolino. È brutto. Cioè, a Jody no, ti... ma infatti. Capito, Emma Natalia. Emma, non vuol dire contro Natalia. No, infatti, ma il freestyle, ragazzi, si fa contro le persone. Questa è una fallo contro, poi al massimo non ti parlo per due giorni, Simo.
Cioè, capito, Jody? È un po' è un po' difficile. No, dai, sto scherzando. Era una battuta. Questa era una battuta. Il freestyle, capisco. È guarda che fra freestyle... cioè, il freestyle... cioè, si insulta nel freestyle. Dai, Jody, ci insultiamo io e te in freestyle. Insulta. Io e te? Insultiamoci. Va bene, non fare, non ho capito un cazzo. Uscire. Fare time out? Bella, piccola sì. Pausa? Sono a due mesi non so che altro scrivere. Devo uscire? Cioè, devo andarmi dal topo cazzo? Sì. Ok, devo uscire e rientrare. Ok. Tanto so che non mi farete più rientrare. Arrivo. Spero mi riaccettate ancora nella vostra realtà. Ciao. Grazie Tomito per il Prime. Adesso vediamo se mi fa rientrare o se mi caccia fuori come se fossi un uno che non vale un cazzo. Vediamo. Peccato, mi si è buggato Instagram, non posso più far rientrare nessuno. Dai, Shal. No, no, serio, mi si è buggato Instagram. Dai, Shal. Grazie per i beat, cazzo. Riga. Sono stati altri ospiti. È vero, è vero. Effettivamente è vero. Mi hai un po' sverginato su Twitch. Un po' come la Lady Ona. Oh, bella raga. Bella, bella. Va bene al mondo. Ah, la mia amichetta, la mia amichetta. Scusa, cosa hai detto? Niente. Sono attaccate le cuffie. No, no, ripeti pure. Niente. Un attimo, raga, che se no c'è l'eco, cioè, devo un attimo togliere le casse. Ho detto assolutamente niente. Ho sentito Isola, chi è che ha detto Isola? State facendo io dentro Daddy. No, sull'isola dei conigli, qualcuno ha detto. Sì, no, io l'ho detto. No, qualcuno ha detto isola dei conigli. Sì, 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 l'abbiamo detto entrambi, Ruben, hai fatto la battuta. Sull'isola dei conigli. Non so neanche dov'è. E che cosa vorresti fare con Natalia sull'isola dei conigli? Trovare tanti conigli. Ah, vabbè, perché l'avete detto. Come trovare tanti conigli? Ok. Quel pezzo di plastica attaccato all'uovo, no? Con la terra. Cani, ci facciamo uno domani spritz, Lady? Spacca l'uovo. Buona Pasqua spacca a tutti. Quell'uovo. Spacca no. Quell'uovo. Spacca no. Quel io cazzo non so di uovo. Il giorno è oggi, sincero, veramente. Spaccalo. Buona Pasqua comunque, buona Pasqua. Natale, spacca l'uovo con la testa, bro. Una craniata potente. No, 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 bannabile, bannabile. E quindi diciamo che in questo momento sì, mi sono preso allora io partendo dal fatto rompi l'uovo con la testa e dico lo apri sempre così non può cioè, con il freestyle scendo in campo frate, scendo in pista, sai che Shade non lo sfolli, fai più schifo di Erfaina quando parla di catcalling, se devo fare tu vai via perché quando faccio freestyle sai che ti lascio la scia, sono un top freestyler in Italia, se vuoi ti do un consiglio, lo trovi sulla felpa di Natalia. Nel senso fottiti quando sfidi Shade frate, poi almeno accorgiti quando usi freestyle tu fra non usi tecnica, l'unico Franco che io rispetto è Rosa Chemical. Vine down quando sfido questo rapper io gli dico ciao ciao, ho talento fin da giovane, Lil Bow Wow, la tua tipa è così cagna che fa green bow bow. Continuo quando faccio freestyle sai che faccio più casino, chiudo questo freestyle perché un cazzo di freestyle e dopo questa frate poi ti crash anche la live di mia madre. Vabbè, comunque no, sono qui perché in realtà sei molto carina e simpatica e niente, poi cos'altro? Ah, anch'io sono di Bologna, tra l'altro. Cioè, in realtà sono nato a Foggia, non so se si sente un top po' top player, ragazzi, no. Ma perché ci sono nato, poi mi sono trasferito a Bologna con i miei genitori e adesso vivo a Milano. Ho iniziato l'università.